tutti i nostri tutorial sono audio descritti. In descrizione trovi il link all'articolo su Urbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Buon anno da Sergio e Fuego di Urbolandia. Oggi vi vogliamo parlare di una guida fatta da Valerio Bazzi che riguarda il vino, sicuramente molto usato e bevuto in questi giorni. Io sto usando il Mac, ma vi darò le indicazioni anche per poter usare l'iPhone. Quindi apro Safari. Safari. Con il Mac vo spazio, con l'iPhone doppio tap. Applicazione. Safari, pagina di apertura finestra, barra strumenti. Ok, con Safari allargo solo la pagina per chi può vedere, così l'allargo a tutto schermo. Schermo intero. Pagina, spazio con campo di ricerca smart, cerca o inserisci il nome del sito web, contiene elementi alternativi. Bene, ovviamente il sito è www.orbolandia.it, ma vi ricordo che in descrizione di questo audio video tutorial di YouTube trovate il link diretto a questa pagina. Comunque, io adesso ce l'ho già in memoria, non faccio altro che scrivere le prime due lettere. Orbolandia, Orbolandia linea verticale community di autoaiuto di ciechi a misura. HTTPS, A10, Orbola. Ecco qui, qui sono nel sito di Orbolandia, interagisco perché sono con l'iPhone, cioè con il Mac, scusate. In Orbolandia linea verticale community di autoaiuto di ciechi a misura di città, banner. Ok, banner, quindi c'è il banner del di Orbolandia, il logo, e io mi posso spostare con il tab o volendo con l'iPhone invece. Potete andare su intestazioni con il rotore e fare i flick verticali. Io adesso con il tab mi sposto e vi leggo il menu. Quindi volendo con l'iPhone potete usare invece con il rotore link. Io vado con il tab. Home. Link elenco 8 elementi. Ecco, 8 elementi. Home la prima, secondo. Archivio, link, orbo guide, orbo link, guide, cultura, link. Cultura, ecco, noi siamo, diciamo, tutto questo che vi sto elencando oggi è dentro cultura, in ogni caso, vi avverto. Link, ma adesso andiamo autonomia, a vedere. Link, musica, link, contatti, link, ricerca, link. Andiamo a vedere la home proprio. Orbolandia vino e altri spiriti appunti di cultura enologica 2023. Ecco link qui. Articolo. E quindi siamo proprio a questo qui. Vado verso destra. 31 dicembre 2023. 02.2 biblioteca. Spa. Questi dati si possono vedere praticamente quando usiamo il computer, perché le pagine web del computer sono sempre danno maggiori informazioni rispetto che all'iPhone. Però posso andare avanti. La foto mostra una bottiglia di vino posizionata su un tavolo, la bottiglia è etichettata come Marchesi di Barolo, Barolo, con l'indicazione dell'anno 1961, sull'etichetta sono presenti anche medaglie e riconoscimenti. Il tappo della bottiglia è sigillato ceralacca rossa su cui è impresso lo stemma di Barolo. Il vino, straordinario prodotto dalle mille facce, è divenuto nel tempo un vero e proprio mondo culturale e, a braccetto con la cultura gastronomica, pone l'Italia ai vertici mondiali per quantità e qualità dei prodotti per la tavola. Vi faccio leggere questa sinossi per intero, dal voiceover ovviamente, perché è l'articolo introduttivo alla guida. Vado a destra, sempre con flick o con vo, freccia destra. L'enogastronomia è così entrata a buon diritto nelle discipline accademiche ed è oggetto di una vasta letteratura ed è sempre più lo scopo di una parte importante del turismo nostrano. Orbolandia propone pertanto alla propria community una mini guida, di Valerio Bazzi, alla scoperta della cultura enologica, col proposito di ampliare nel tempo i suoi contenuti. Non intendiamo indurvi a bere di più, anzi il nostro mantra sarà bere meno, bere meglio. Per sfogliare la nostra guida utilizzare il link che segue. Il link che segue, andiamo sempre a destra, o con i flick o con vo, freccia destra. Orizzontale separatore.
Vai alla guida, il vino e altri spiriti di Valerio Bazzi. Ecco qui. Link, vai alla guida di Valerio Bazzi. Quindi, doppio tap se abbiamo l'iPhone o spazio se stiamo usando il Mac. 36% caricato. Orbolandia linea verticale Enoteca. Enoteca. E qui andiamo a vedere proprio la guida. Enoteca. Eccolo qui. Quindi vo freccia destra o flick verso destra. Due elementi. Appunti di Valerio Bazzi. Dicembre 2023. Ok, proprio recente vi ha fatto, diciamo, gli auguri di buon anno. On cultura. Link. Qui per tornare alla, diciamo, la pagina home di cultura. Questi appunti sono dedicati in particolare, ma non solo, alle persone cieche che desiderano conoscere e poter riconoscere i segreti del vino pure in assenza delle sensazioni visive. Gli appunti che seguono non possono certo sostituire testi ben più qualificati o corsi per sommelier, che oggi non mancano neppure per le persone cieche, ma intendono fornire una base minima di informazioni che, per chi vorrà leggerle, potranno stimolare a rapportarsi col vino in modo consapevole e intelligente e magari stimolare ad uno studio più professionale e approfondito della materia, seguendo ad esempio un corso per sommelier. Molti libri che trattano di vino, ma qui vorrei segnalare che per gli abbonati alla biblioteca digitale per ciechi è possibile scaricare gratuitamente il testo, Manuale del sommelier di Luca Pollini, pubblicazione realizzata con il contributo del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, simbolo del copyright 2006-2010 giunti editore. Flick a destra o freccia a destra. Orizzontale separatore. Eccolo qui. E qui abbiamo... Elenco argomenti. L'elenco degli argomenti. Che intendiamo ampliare in futuro. Ok, argomenti che sono anche link, ascoltateli, io vado piano per farveli vedere, poi con l'iPhone potete usare, diciamo, intestazione, link usando il rotore, col tab se usate il Mac, io comunque per farlo pari pari, calmo calmo e senza perdermi niente, vo freccia destra. V01 il vino cultura enologica bere meno, bere meglio, link. Link, quindi basta dare un doppio tap. Adesso ne proviamo poi qualcuno, ma vi faccio leggere l'elenco. Link V02A Associazione Italiana Sommelier. Link. V03 le etichette sulle bottiglie del vino. Link. V04 scoprire tutto di un vino grazie ai nostri sensi. Io mi sto muovendo con il tab perché uso il Mac, ma se usate l'iPhone conviene usare il rotore su link con i flick verticali. Vado avanti. V05 il vino e la vista. Link. V06 il vino e l'olfatto. Link. V07 il vino e il gusto. Link. V08 vini spumanti. Link. V09 vini passiti, liquorosi, aromatizzati. Link. Ecco, qui siamo arrivati alla fine, diciamo, dei capitoli. Adesso ne prendiamo uno a caso. V08 vini spumanti. V07 il vino e il gusto. Link. V06 il vino e l'olfatto. V05 il vino e la vista. Link. V04 scoprire tutto di un vino grazie ai nostri sensi. V03 le etichette sulle bottiglie del vino. Link. Ecco, proviamo a vedere proprio le etichette. Quindi, vogliamo vedere questo, ci basterà o dare il doppio tap con l'iPhone o spazio. Link. V03 le etichette sulle bottiglie di vino. E a questo punto possiamo fare i flick verso destra. Le bottiglie di vino prodotte nella UE presentano due etichette, una frontale e una retrostante riportanti le informazioni obbligatorie per legge, tutte in una qualsiasi delle due, oltre a quelle che il produttore sceglie di aggiungere anche in modo fantasioso. Le etichette indirizzano i consumatori nella scelta e permettono di verificare a posteriori la veridicità delle informazioni in esse riportate. I disabili della vista possono avvalersi dei software presenti negli smartphone per l'esame delle etichette in autonomia. Nel sito web di Orbolandia sono presenti tutorial che insegnano come scansionare testi scritti e farli leggere dagli screen reader. Le informazioni obbligatorie sulle etichette dei vini sono regolate da norme europee e italiane. Senza entrare troppo nel dettaglio, riporto un breve estratto dal sito web www.tannico.it/blog/etichette-dei-vini. Gli elementi che non possono mancare all'interno dell'etichetta presente sulla bottiglia di un vino sono nome del vino, eventuali menzioni del vitigno, riserva, riserva specialeo, dettagli sull'imbottigliatore o, in caso di vino estero sull'importatore, per i vini DOP IGP è ammessa la dicitura imbottigliato all'origine, dettagli degli altri attori della filiera, come il produttore o il distributore, titolo alcolometrico volumico effettivo, TAVE, espresso in unità o mezze unità percentuali seguite da percento vol, tolleranza analitica rispetto al valore indicato in etichetta, volume del recipiente in CL, per gli spumanti, le informazioni.
informazioni sul tenore zuccherino con relativa espressione, brut, extra brut, dry, extra dry, brut nature, avvocato o dolce, indicazione dei solfiti, se superiori ai 10 mg per litro, e di eventuali allergeni, lotto di appartenenza. Inoltre l'etichettatura del vino deve classificare il vino stesso. Cosa vuol dire? La classificazione del vino può essere vino, come indicazione generica, vino varietale e vino d'annata, vino ad indicazione geografica tipica, IGT, vino a denominazione di origine controllata DOC, vin. Tutte le indicazioni obbligatorie devono comparire nello stesso campo visivo, cioè o sull'etichetta frontale o sulla retroetichetta. Bene, io direi che adesso questo ve lo lascio, diciamo, scoprire a voi. V01 il vino cultura enologica bere meno, bere meglio. Link. Io vi faccio vedere proprio il primo, quindi vo spazio o doppio tap. V01 il vino cultura enologica bere meno, bere meglio. E qui anche sempre con la solita storia, vo freccia destra o flick verso destra per leggere. Il vino è una bevanda straordinaria che può donare sensazioni piacevolissime, ma può essere anche distruttivo se ne facciamo un uso smodato. Potremmo sintetizzare questo concetto affermando che il vino non va bevuto bensì gustato capendone le caratteristiche organolettiche, ovvero colori, sapori e odori percepibili in un bicchiere di questa bevanda, ma non solo. Non è infatti secondario, per poter apprezzare in pieno le sensazioni generate dalla degustazione di un vino di qualità, approfondire la conoscenza di tutto quanto riguarda l'enologia, una cultura che comprende gli aspetti storico, geografici della vinificazione, i vitigni principali, le classificazioni nazionali e internazionali delle caratteristiche chimico-fisiche della bevanda, dei principali prodotti nelle diverse zone di tipicità e così via. Ecco, avete capito anche voi che è davvero importante e quindi è stato un lavorone che ha fatto Valerio per tutti quanti noi e, come dice il suo mantra, bere poco ma bere meglio. Bene, torniamo su. Per tornare su basta andare a fine di ogni capitolo, c'è il pulsante. Torna su. Torna su. Doppio tap. Questi appunti sono dedicati in particolare, lui, ma non solo, dall'inizio. Parte dall'inizio. Però se torniamo ancora un po' indietro, o con i flick verso sinistra, o con vo freccia sinistra. Home cultura. Link. Home cultura. Qui abbiamo il doppio tap su home cultura se abbiamo l'iPhone, o vo spazio se abbiamo il computer Mac. Orbolandia linea verticale cultura. Presentazione appunti per l'accesso facilitato alla cultura. Link. Ecco qui. Capitolo 1. Leggere, ascoltare, scrivere, partecipare. Capitolo 2. Biblioteche accessibili. Link. Capitolo 3. Ebook e audiolibri riservati ai disabili visivi. Capitolo 4. Ebook e audiolibri per tutti gratuiti. Capitolo 5. Cinema, TV, radio, podcast. Ovviamente Link. Vi faccio solo ascoltare questo menu dei capitoli. Capitolo 6. Sport. Capitolo 7. Enologia, vino e altri spiriti, anche questa è cultura. Ecco, vi ho fatto vedere che è stato aggiunto a cultura il capitolo 7 che riguarda il vino. Grande lavoro di Valerio Pazzi, a cui rivolgiamo il nostro grazie per tutta la community. Bene, da Sergio e Fuego è tutto, augurandovi un buon anno e mi raccomando, bere poco ma bere bene. Ciao ciao! In descrizione trovi il link all'articolo su Orbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Iscriviti qui di seguito sul nostro canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo nuovi contributi.